Siete curiosi di sapere come sia riuscito, come state vedendo adesso, a trapassare oggetti, case e tanto altro e ad allontanare la visuale dal personaggio? Ebbene, in questo video vi mostrerò come fare tutto questo. Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Luke in questo nuovo video. Oggi torniamo su Horror Brawl, il gioco multiplayer di Evil Nun, Ice Cream e molto presto anche Mr. Meat. Perché fra un mese esatto, come c'è scritto qui nella stagione 2 dell'Horror Pass, fra 31 giorni e 11 ore arriverà il macellaio, molto probabilmente con la stagione 3, quindi manca soltanto un mese, inizio maggio. E allora in questo video hackereremo il gioco dicendo così tra virgolette, mica che faremo proprio un hackeraggio, ma vi mostrerò glitch e bug assurdi che ci renderanno velocissimi e possiamo trapassare qualsiasi cosa, oggetti, uscire dalla mappa e tanto altro che ci permetterà anche di vincere facile. E in più, prima di iniziare, volevo anche mostrarvi come guadagnare gemme gratis perché in molti me l'avete chiesto come si guadagnano. Allora, cari amici, dovete premere qui questo simbolo dove c'è scritto gratis, proprio al centro, sotto lo schermo, sotto i piedi DJ, che sarebbe questo qui. Dove si possono guardare annunci tutti i giorni e guadagnare punti esperienza, gemme, punti energia per i personaggi e monete. In tutto si guadagnano 20 gemme e quindi è molto utile. Vi basta soltanto schiacciare qui il pulsante gratis. E dopo aver aspettato qualche secondo che la pubblicità è finita, schiacciate poi questa X in alto a destra dove guadagnerete, come ho fatto adesso, 5 gemme gratis proprio solo guardando annunci. Allora adesso andiamo a fare questo glitch assurdo che si sblocca soltanto se giochiamo con Jay, perché è il personaggio più veloce rispetto agli altri. Lo andiamo a fare anche in modalità solo, tutti contro tutti, nella mappa di Ice Cream. Buongiorno! E ci siamo svegliati. Ed eccoci qua nella partita. Prima di tutto prendiamo qualcosa per difenderci se qualcuno ci attacca all'improvviso, che non vorrei mai fare una brutta fine mentre vi spiego il glitch come si fa. E allora prendiamo anche pietre del caos e tanta altra roba. Prima di tutto dobbiamo andare dove i muretti e dobbiamo saltare tante volte. Nel frattempo andiamo a prendere altre robe. Muretti, dove siete? Che mi servite adesso? E quando servono non ci sono mai. Ce ne stanno veramente tanti muretti che sarebbero questi qua, dove sono colorati di bianco. E adesso dobbiamo saltare tante volte. Qualsiasi muretto funziona. Quindi facciamo 2, 3, 4, 5 salti abbiamo già fatto. Ecco qua, e guardate, adesso andiamo già un po' veloci rispetto al solito. Però ancora dobbiamo saltare tante altre volte perché per trapassare oggetti bisogna fare altri più salti. Quindi adesso siamo arrivati a 8, se non mi sbaglio, 9, 10 e ancora non funziona. E dobbiamo riprovare ancora 11, 12, mentre la gente si spara, 13, 14 e nemmeno ancora funziona. Arriviamo a 15, vediamo se adesso andiamo più veloci. Sì, andiamo già belli veloci. Ok ragazzi, mamma mia, che sta succedendo? Una cosa assurda, stavo trapassando la casa. Sì, ragazzi, ha funzionato dopo 15 salti circa. Finalmente possiamo uscire dalla mappa pure, guardate. Veramente bellissimo questo glitch. Abbiamo hackerato il gioco semplicemente dove andiamo più veloci di tutti. Ciao Cialletto, come stai? Ovviamente, ragazzi, non usate questo glitch per imbrogliare, per vincere facile, perché non è giusto, no? Non è giusto imbrogliare per vincere facile in questo modo, no, no. Adesso lo sto mostrando solo per divertimento. E quindi guardate qui, Cialletto che si è spaventato di sicuro che mi ha visto all'improvviso. Stava arrivando una persona. Di sicuro la gente penserà che sono un hacker. In realtà no, è un glitch questo. Guardate, siamo proprio fuori dalla mappa adesso. E non c'è niente qui, dai, il vuoto totale. Almeno c'è una bella montagna. Andiamo ad esplorare la Alice e il mare pure. No, mi ha fatto tornare di nuovo nella mappa. Ciao. Ciao amichetto. Come stai? Vediamo se riesci a prendermi. Come va la vita, amico? Mi sta provando a sparare pure. È troppo lento, io sono più veloce, sono diventato come Flash proprio. Una saetta. Siamo di nuovo fuori dalla mappa, però poi ci fa tornare di nuovo dentro, perché c'è un glitch che non possiamo restare troppo fuori dalla mappa. Qui c'è pure questo muro. Ah, ho trapassato pure, ma mi fa sempre tornare qui, però indietro. E vabbè, allora andiamo nel furgone del gelataio, vediamo se posso entrarci. Quelle macchine comunque non riesco a trapassarle, stranamente.
Dai, fammi entrare nel furgone del gelataio, che voglio entrare. Entriamo qua dentro, se sì, l'ho trapassato. Ciao, William. Ho visto il bambino dalle mani blu. Ciao, amico. Ehi, ehi, come ti permetti? Come ti permetti a spararmi? Lo so che non dovrei fare questa roba, ma... non posso farci niente se il gioco ha milioni di bug assurdi, proprio. Ehi, William, come va? No, mi ha scolpito. Via. Ma che viene a spararmi questo? Mi vado a curare che è meglio. Curati e non sparare a caso, Jay. Lo so che sei diventato più veloce della luce. Oh, Sister Madeline. Dove sei? Dai che ti vengo a fare qualche sorpresa, magari. Ciao, Madeline. Coco? Sister Madeline, come va la vita? Spero tutto bene. No, non ci provare nemmeno, Madeline. Suoretta monellona. Oh, vieni qua se ci riesci a prendermi, sei lenta come una lumaca. Ah, 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 ah. Suoretta, sono qui. Ti stiamo trollando. Ciao, suora. Oh, aiuto, non riesco ad andarmene via. Ciao, William. Come va la vita? Sono troppo veloce. Lo andiamo a vincere se riusciamo, anche se non posso perché non è giusto. Per almeno entriamo qua dentro insieme a questo amichetto. Ciao, amichetto. Come va la vita? Sono troppo veloce. Troppo bello trapassare le robe qui. Incredibile. Allora andiamo a guardare il cinema, magari. Trapassiamo. No, no, no. Qualcuno sta vincendo adesso. Dai, muoviti. Jay, non fermarti per nessun motivo. Qui sta per vincere l'amichetto. Ciao, amico. Come va? Spero tutto bene. Coco. Ciao, gemello mio. Jay, come stai? Che qualcuno venga qui a fermarlo, sennò qui non possiamo fare niente. Oh, il tempo sta per scadere. Adesso si bugga il gioco, mi sa. Caro Jay, mi dispiace, ma il gioco si sta per buggare. Eh sì, si è bloccato il gioco. No, mi dispiace, perché se entriamo in contemporanea, quando il tempo scade nel portale, si blocca, il gioco si bugga. E vabbè, ci fissiamo per tutto il tempo. Praticamente ho dovuto chiudere e aprire il gioco nuovamente, ragazzi. Comunque adesso andiamo nella mappa scuola superiore, ma prima era scuola media, l'English Junior, adesso è diventata scuola superiore in questo gioco, vabbè. Facciamo stare i dettagli. E siamo tornati a scuola dopo tanto tempo, nella scuola della nostra cara Sister Madeline. Cerchiamo sempre i muretti bianchi, eccoli qua. Ce ne stanno veramente tanti in questa mappa. Sempre utilizzando Jay dobbiamo fare almeno 10 o 15 salti per diventare velocissimi. Quindi continuiamo qui con 5, 6, con la scusa diventiamo belli muscolosi, caro Jay mio. Ci saremo sempre allenati per sconfiggere il nostro caro Rod nella serie di Ice Cream. Vabbè, sono arrivato a 10 salti, facciamone altri 2 per forza, o 15 o 20, bisogna farne. Ciao, William? Allora, come stai, William? Spero tutto bene, anzi, non era William, era Jay. Ciao, Jay, guarda come vado veloce, sì, ha funzionato. Mamma mia, dove sto andando? Sto trapassando tutto, usciamo dalla mappa. Ecco qua, siamo fuori, adesso nessuno mi può far nulla. Lasciatemi in santa pace, mamma mia quanto sono belle queste montagne. Che succede se trapasso le montagne? Vediamo un po'. Ah, non c'è niente, montagne finte proprio. È bello, c'è pure il mare da quella parte, il nero totale. Vediamo che succede se vado lì. Ah, mi fa tornare indietro, quindi sempre qui delle montagne mi fa tornare quando arrivo dove c'è il nero. Il mar nero, mi sa. Bellissimo, vabbè, torniamo dentro. Trapassiamo tutti. Salve amici, come state? Ho hackerato il gioco, sì, con questi glitch assurdi, chissà se verranno risolti in futuro. Io non credo comunque, perché esistono veramente glitch assurdi anche in altri giochi, come su Ice Cream 4, 5, 6, che possiamo sempre uccidere dalla mappa utilizzando le trappole. Mai risolto quel bug, chissà se qui verrà risolto prima o poi. Vabbè, adesso non voglio rimanere nel cimitero, andiamocene via. Di nuovo fuori dalla mappa, va bene. Andiamo in montagna. Io ho trapassato proprio la montagna e adesso mi fa tornare sempre qui. Oh, che sta succedendo? Guardate, ragazzi. Wow! Sono salito sul tetto per un attimo, no? Ero salito proprio sopra la scuola sul tetto. Peccato che mi ha fatto tornare sotto. Va bene. C'è qualcuno qui che sta dormendo, che sono venuto a svegliarla. Ciao dormiglioni, come state? Comunque io, ragazzi, non voglio usare questo trucco ovviamente per vincere. Voglio solo trollare gli altri giocatori. Voi non usate mai questo trucco per vincere facile perché non è giusto. Ciao Jay, vuoi spararmi? Caro Jay, gemello mio, come stai? Spero bene, ciao. Non voglio spararti, voglio solo giocherellare un po'. Come un mini Rod quando sono fastidiosi. Io sono così proprio, come un mini Rod che vuole giocherellare. Ciao amichetto.
Soso, vieni qua e sparami, forza! Come stai? Spero bene, Coco! Ciao! Oh, io voglio giocare, me ne vado via, ciao ciao! Trapassiamo tutto! Sono tornato direttamente sotto, entriamo dentro la macchina, anzi sopra la macchina sono andato addirittura, wow che bello! E dai, fate venire i personaggi horror anche, così ci divertiamo, l'ho chiamato proprio! Il mio desiderio è diventato realtà! Chissà dov'è però! Personaggio horror, Evil Nun o Ice Cream, chi sei? Si identifichi! Che io non so dove sia però! Allora, dov'è? Caro horror, che ti voglio trollare! O trolli tu o me? Se riesco a trovarti, ovviamente! Ah, c'è Rod, anche se Rod fa l'effetto congelante, io vado sempre veloce, quindi non serve a niente! Eccolo lì! Trolliamo Rod! Ciao, Rod! Come va? Vieni a prendermi, dai! Trollata! Trollatina trollaletta! Coco! Ciao gelataio mio, giro giro tondo, quanto è bello il mondo, non puoi farmi un bel niente. E tanti saluti, Rod. Abbiamo trollato anche il gelataio prima la suora. Mamma mia, comunque è molto bello questo glitch. Lo possiamo usare soprattutto contro i personaggi horror, però non per vincere perché non è giusto. Io adesso sto solo giocando qui, mi sto divertendo troppo a trapassare la roba. Guardate qui, voglio andare sottoterra, ma non posso andare purtroppo, no. Anzi, sono andato sottoterra, sì! Ma oggi, qualunque cosa dico, diventa realtà, ragazzi. Allora raggiungiamo 3.000 iscritti oggi, dai, forza, anche se non succederà. Però tra qualche mese, magari. Ok, ero sottoterra la chiesa. Ottimo. Allora continuiamo a camminare, a passeggiare, tutti belli felici. Un altro Rod è arrivato, dove sei? Che ti voglio trollare di nuovo. Ehi, Rod! Ti faccio una bella linguaccia se vuoi? Rod! Ciao! Oh, Rod, sono qui, dove vai? Scusi, gelataio? Gelataio Monellone? Se io sono qui, perché va là? Vediamo se riesco a raggiungerlo senza che mi faccia del male. Ciao! Come stai, Rod? Coco! Mi vuoi prendere? Lo so! Ma io sono più veloce di te, non potrai mai prendermi! Dato che ti divertivi a fare Rod, monellaccio, vieni a prendermi se ci riesci, dai, vieni a prendermi, caro monellone. Coco, sono troppo veloce, mi sa che vinci, caro amichetto. Vediamo se riesci a prendermi, ovviamente se sta là dentro questo vince. Ehi, amico, come stai? No, no, mi sta a laggare il gioco adesso, per favore, no. Allora, come sta? Spero bene. Giro, giro, tondo, quanto è bello il mondo. Vabbè, mangiamo. No, 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 mi sta eliminando. Ciao. Ah, ha vinto, vabbè. Te la lascio, te la concedo, caro amico. E almeno abbiamo visto questi glitch, abbiamo trollato Sister Madeline Rod e ci siamo divertiti, cari ragazzi. Veramente glitch bellissimi. Che succede invece se diventiamo Rod mentre siamo velocissimi? Lo andiamo a scoprire subito. Quindi usando anche il potere della velocità possiamo entrare dentro la stanza segreta senza usare la chiave. Guardate qui, eccoci, adesso diventiamo Rod, vediamo se il potere funziona lo stesso. Trasformazione. Siamo diventati Rod il gelataio e a quanto pare il glitch termina proprio. Quindi quando diventiamo Rod torniamo alla velocità normale. Quindi si annulla tutto. E vabbè ragazzi, adesso vi mostro anche un altro glitch che avevo registrato qualche giorno fa, che è diverso rispetto a quello che abbiamo visto poco fa. Eccolo qui, dove questo glitch sono riuscito a farlo nella modalità coppia, dove mentre stavo saltando insieme al mio amico mi ha fatto fare stranamente due salti e guardate che cosa mi è successo. All'improvviso la visuale si è allontanata dal personaggio, ero in grado anche di trapassare gli oggetti, anche se non tanto. Guardate, mi era allontanata la visuale proprio all'improvviso, facendo un doppio salto me ne ha fatto fare due, mentre io ne avevo fatto uno in realtà. Bellissimo, posso anche entrare dentro casa, però non posso andare oltre. Comunque è veramente scomodo questo glitch rispetto a quelli che vi ho mostrato prima, perché è ingiocabile il gioco, non posso nemmeno guidarlo bene. Il mio caro personaggio sempre con Jay funziona, anche se in realtà mi era successo anche con William. Quindi può succedere con chiunque questo glitch. Forse è stato causato perché ho fatto un doppio salto sia io che sia il mio compagno di squadra. Non saprei proprio. Comunque funziona soltanto nel cimitero questo glitch, mentre il mio compagno è stato eliminato, poveretto, no!
Ovviamente non posso salvarlo perché io sono buggato. Posso anche entrare dentro la Nancola, però stranamente William mi riesce a sparare lo stesso. No, mi sta sparando, scappiamo via. Scappa via, no, 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 no. Anche se comunque questo glitch non vado tanto veloce rispetto a quelli precedenti. Solamente che si sballa la visuale all'improvviso e posso trapassare gli oggetti a volte. Mamma mia, tutti i personaggi mi stanno spuntando all'improvviso. Guardate qui veramente questi glitch strani. Sto Horror Brawl è pieno di glitch. Peggio di Granny. Che anche Granny glitch e bug ce ne stanno a quantità. Mentre è arrivato un personaggio horror pure. Mentre io mi nascondo nella Nancola sperando che non mi venga ad acchiappare. Però poi alla fine decido di andare via dalla Nancola perché ho bevuta troppa. La Nancola, la Coca-Cola della suora. Purtroppo non riesco manco a muovermi tanto bene. Non riesco ad andare dall'altra parte a prendere le casse ad aprirle soprattutto. Là c'è una cara Rebecca che non mi ha visto per fortuna dato che sono in fin di vita. E allora andiamo verso il cimitero, ritrapassiamo di nuovo le macchine. Però non riesco a muovermi tanto bene con questo glitch assurdo. Alla fine decido di andare ad aprire una cassa che avvicinandoci per fortuna riusciamo ad aprirla. Anche se non ci serve a niente perché mi serviva più una bella mela. Mentre qua mi devo avvicinare per interagire con gli oggetti. Arriva una cara Rebecca che mi spara e mi ha eliminato. E quindi ragazzi questi sono i glitch per fare bug assurdi su Horror Brawl. Quindi il video termina qui, spero che vi sia piaciuto, vi ringrazio per la visione e adesso vi lascio ai saluti. Grande saluto a Alessio8bit, Luca Meloni, Alessio Ciocchetti, Esquala WGF e Federico Morrone. Ciao a tutti amici, se volete essere salutati nei prossimi video dovete commentare scrivendo la parte video che più vi è piaciuta e poi Luke, salutami e ciao ciao.